Coach, una parola sola, difesa. Sì, siamo stati bravi nella nostra metà campo molto, soprattutto l'impatto nel primo tempo. E siamo stati bravi a non fare esaltare Valsesia e a chiudere un po' le loro situazioni più favorevoli, insomma. Un pezzettino di serie oggi, e come ho detto ai ragazzi, vale meno di una vittoria in campionato, perché chiaramente è solamente una parte di una vincere tre partite, se ne è vinta una sola. Martedì sarà una partita del tutto diversa, perché il punteggio ha un po' penalizzato loro, sicuramente vorranno reagire, è stato un punteggio largo, c'è stato un po' di nervosismo, sono sicuro che martedì sarà tutta un'altra partita e dovremo essere pronti a contrastare una reazione di Valsesia importante. Per noi non cambia niente, fra due giorni siamo in campo, si riparte da 0-0 e questo è il playoff, per chi ha giocato playoff sa che è così. Per chi ha giocato i playoff, soprattutto su una serie al meglio delle 5, è molto importante gestire le energie fisiche e mentali. Oggi hai avuto questa fortuna, questa possibilità, quantomeno i tuoi giocatori ti hanno dato questa fortuna, la fortuna di gestire alcuni giocatori come Berti, Genovese, Banti ed altri, li ha tenuti molto in panchina nel secondo tempo, perché chi avevi in campo ti garantiva, come dire, la stessa qualità. Sì, a me piace tenere tutti i ragazzi coinvolti, è già un po' di tempo che giochiamo in 10 e cerco di far crescere un po' tutti. Questa oggi è stata una cosa importante, poter distribuire il minutaggio, ma intelligentemente è una cosa che hanno fatto anche loro, che si può dire che al 25esimo, 27esimo hanno dato perso la partita, hanno fatto giocare i ragazzi più giovani. È per questo che dico che siamo stati bravi nella prima parte, siamo 1-0, ma martedì sarà una battaglia da vincere assolutamente, poi la serie si giocherà a Valsesia. Noi, cioè, per far bene nei playoff devi vincere in trasferta, quindi noi sappiamo che dobbiamo vincere martedì, non sarà sufficiente, dobbiamo andare a vincere a Valsesia, quindi ancora testa bassa e concentrati. Per martedì non solo servirà la voglia di vincere dei tuoi giocatori, la tua voglia di vincere, ma servirà anche l'apporto di questo pubblico calorosissimo che sta crescendo partita dopo partita, oggi è cresciuto ancora di più. Vuoi fare un appello ai tutti i tifosi, gli sportivi fiorentini, perché vengano a vedere e vengano a sostenere questa Fiorentina Basket che sta facendo anche divertire? Sì, il pubblico sta crescendo nei numeri e nell'entusiasmo. Non c'è bisogno di appelli, credo che sia ormai un paio d'anni che siamo ai vertici della Serie B, che la squadra va in campo con una identità, con una voglia di lottare, con una voglia di sbucciarsi le ginocchia, che questo piace ai tifosi, piace alla gente. Quindi il merito anche di questi ragazzi che, pur essendo bravi giocatori, pur avendo belle qualità diciamo offensive, danno proprio un messaggio di serietà, di lotta, di combattere. E penso che questo è quello che piace alla gente, di cui anch'io sono orgoglioso. Un passo alla volta. Ah, certo, quello è sempre un passo alla volta. Siamo ancora qui a soffrire.